Salve, buongiorno, benvenuti a questo nuovo vlog. Non so se lo state guardando di giorno, di sera, di pomeriggio. Vabbè, se mai non ci rivedessimo, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Bentornati sul canale. Sul canale. Oh, non è più Intersex, stavo per dire Intersex 03, ma non è più Intersex 03. Siamo sul canale B-Studio, ora vi andrò a spiegare, a delineare per benino tutto. Prima però una piccola precisazione. L'avrete visto sicuramente, se non l'avete visto ve lo faccio vedere qui, che sulla mia pagina Facebook, sul mio account Instagram, eccetera, sono apparsi i miei contatti. Ebbene sì, qualora aveste bisogno di quelli che sono i miei servizi, io sarò ben lieto di poterveli dare. E bando alle ciance, ora partiamo con quello che è il reboot del canale, perché molti mi hanno chiesto: ma cosa è successo? Hai chiuso il canale, non ci sono più video. Sì, per un periodo tutti i video sono scomparsi dal canale, la pagina Facebook è stata oscurata, ma perché stavo facendo questo lavoro di preciso. E che cos'è questo lavoro? Ve lo spiego subito. Numero 1, i vlog vecchi non ci sono più, non li vedrete più sul canale, perché alla fine parlavano di argomenti vecchi, quindi che non verranno più utilizzati. Perciò, questa è una piccola parentesi chiusa. La rubrica su Netflix non mi attirava più, non mi piaceva così tanto, avevo intenzione di riprenderla, però poi ho cambiato le cose, ho modificato il nome della pagina, del canale e tutto il resto, volendo in questo modo dare un'impronta nuova, volendo in questo modo lasciarmi il passato alle spalle e ricominciare da qui con B-Studios, con quelle che saranno tutte le mie produzioni cinematografiche, seriali, eccetera. Non temete, quello lo faccio, lo continuo a fare, vi continuo a intasare le chat di WhatsApp con i link dei miei video, infatti vi arriverà anche questo. Quello lo continuerò a fare, soltanto che ho intenzione di farlo in maniera diversa, in maniera più professionale e staccandomi da quello che è stato il passato. L'unica cosa che è rimasta sul canale dei vecchi video sono Amico Acqua, però vabbè, quella è una cazzata, non si fa quattro risate, eccetera, e il vecchio cortometraggio, il vecchio fermato della ghigliottina, perché quello è stato il punto di partenza, quello non verrà mai cancellato. Per quanto riguarda il resto, molti mi hanno chiesto: ah, ma fermata della ghigliottina Reloaded, i teaser sono scomparsi, eccetera, eccetera. Sì, non sono scomparsi, li ho oscurati. O non ho più intenzione di fare fermata della ghigliottina Reloaded? No, sbagliato. Ho intenzione di fare fermata della ghigliottina Reloaded, ma prima, essendo un progetto molto corposo, molto importante e imponente, voglio fare in modo che il canale cresca, che cresca il pubblico del canale, che crescano i contenuti del canale, prima di portare un film da un'ora e un quarto, un'ora e mezza, perché stiamo parlando pur sempre di un lungometraggio. Fermata della ghigliottina Reloaded sarà un lungometraggio. Quindi lo farò, è già pronta la sceneggiatura, abbiamo girato un paio di scene, non è irrealizzabile, era quasi pronto per essere realizzato, però poi ho avuto quest'idea. E quindi in cosa consiste questo nuovo corso, che è iniziato adesso nel 2017 e che spero di poter portare avanti nel migliore dei modi? Consiste in video sui doppiaggi. Ne ho pubblicati due come esperimento, ma sono andati bene, sono piaciuti. Non sto parlando dell'ammontare delle visualizzazioni, perché lo scopo d'ora in poi è cercare di fare dei contenuti belli per poter aumentare le visualizzazioni, gli iscritti, eccetera. Io però mi baso, quando vi dico sono andati bene, mi hanno detto che sono piaciuti, alle persone che mi hanno contattato e mi hanno detto bello, ok? In tutto questo ho anche iniziato un corso di doppiaggio, quindi probabilmente diventerò molto più professionale da questo punto di vista, si spera, a meno che io non sia una capra. Comunque, ho fatto i video di doppiaggio di Joker e di Frozen, di Olaf, e sono rimasti sul canale. E ne ho già in cantiere un altro, quello di Hercules, con tutta quanta la canzoncina. Ora, siccome io non ho mai cantato, vi prego, ora, ma per il futuro, di essere clementi quando vedrete quel video. Perché mi sono cimentato in una cosa che non avevo mai fatto in vita mia, ok? Quindi, ci sto lavorando su, ho già doppiato gran parte del filmato e ora sto lavorando sulla parte finale, quella dove appunto c'è l'exploit della canzone, dove parte poi la canzone, POW! Ce la posso fare! Non è così che la canto, giusto? La canto un pochettino, dai. Vi dovrei dare una piccola anteprima, ma lasciamo tutto al video. Ora, perché mi vedete vestito così? Non perché sto facendo bella figura davanti alla telecamera, non è quello il punto. Il fatto è che adesso ho appena girato e creato, ho fatto delle foto per quanto riguarda uno dei nuovi progetti che verrà presentato sul canale. Un progetto concreto che si realizzerà, si spera in breve tempo, io vi dico non prima di 2 mesi, però nel frattempo avrete teaser, trailer e tutte quante le altre cose. Sto parlando di una webserie. Ho pubblicato qualcosina, dando qualche indizio nei miei vari social, niente ancora di ufficiale sul canale e sulla pagina, perché ci stavo lavorando. Ho completato la sceneggiatura, si chiama Ashes, Ceneri, ed è una webserie che verrà fatta in un tono molto particolare. Non vi sto spoilerando niente, perché nei prossimi giorni andrà a uscire proprio un brevissimo teaser, un trailer, dove capirete i toni della webserie. Sarà una
specie di poliziesco, ma sto inserendo diverse cose. Spero che piaccia e spero che possa essere un trampolino di lancio per poter magari attirare pubblico e convincere le persone che questo canale cerca di fare le cose seriamente. Quindi, webserie, tutte le altre cose ve le ho dette, non ho più nulla da aggiungere e vi annuncio quindi che per quanto riguarda questa per quanto riguarda questa webserie, vedrete pubblicato sul canale nei prossimi giorni il main title, perché già ho creato non solo la scritta e il titolo, ma anche la sigla, quindi con la piccolina, come nelle classiche serie TV americane, proprio per richiamare quello stile. Non ci sarà la canzoncina con la chitarra alla italiana, quello no. E cos'altro? Questo, poi arriverà un teaser, poi arriveranno varie immagini promozionali e infine arriverà l'episodio pilota. L'episodio pilota dovrebbe arrivare tra due mesetti, perché già è scritto, ma sto revisionando la sceneggiatura perché mi sembra leggermente a livello di durata breve. Vorrei aggiungere qualche sequenza in più, però giustamente devo trovare il modo giusto di inserirla, però per il più è completo, bisogna soltanto girare quel poco di scene e poi farlo uscire. Stiamo parlando di un episodio che potrà durare dai 20 ai 30-40 minuti, quindi sullo schema delle serie TV vere e proprie. Nel frattempo io ci tengo a ringraziarvi, ecco anche questo, per 666, un piccolo cortometraggio, un piccolo esperimento di Halloween che è andato bene, che ad oggi conta 457 visualizzazioni. Mi sta dicendo ci sta prendendo per il culo, sono numeri di merda, sono numeri del cazzo, ok? Ma per uno che ha pubblicato soltanto questo di concreto negli ultimi mesi, è un gran traguardo vedere anche e soprattutto il fatto che le visualizzazioni aumentano di giorno in giorno, anche se di una. Io apprezzo chiunque lo guardi, chiunque lo riguardi, perché molti lo riguardano. Quindi vuol dire che sono riuscito nell'intento, mi fa piacere, da qui continuerò sempre su questa strada per cercare di portarvi dei prodotti con la P maiuscola, qualcosa di cui veramente essere contenti, qualcosa da apprezzare. Quindi niente, io vi ringrazio per l'attenzione prestatami fin qui, spero di non avervi annoiato, spero di avervi delineato e delucidato tutto nei minimi particolari. Io vi do appuntamento al prossimo vlog, in cui vedrete me, ma vi do appuntamento anche ai prossimi video. State sintonizzati, lasciate un mi piace alla pagina, al canale. Ah, è importante, il canale Telegram non c'è più, non ho più intenzione di sfruggiare, ultimamente lo sfruttavo poco, quindi alla fine ho deciso di buttare. Lasciate un mi piace alla pagina, al canale, iscrivetevi, se non siete iscritti fatelo, perché se no vi vengo a cercare, no, non è vero, non ho la possibilità di farlo, e andate a seguirmi su Instagram, altro social in cui spesso e volentieri, anzi diciamo che ultimamente ho pubblicato soltanto cose inerenti il canale e tutto il resto, non pubblico forse una mia foto personale da un bel po' di mesi, forse da Capodanno. E niente, già ho parlato assai, vi ringrazio per l'attenzione, andate a iscrivervi, fate tutto quello che cazzo volete, arrivederci e semmai non vi rivedessi. Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.